Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Da lunedì pomeriggio non è più necessaria la presenza fissa dei carabinieri di Monza, che dal 24 di febbraio si erano alternati 24 ore su 24. I carabinieri però non allentano la guardia e continuano a monitorare l'area. La Lombarda Petroli rimane infatti sotto sequestro penale e alcuni uffici della ditta restano sigillati. Domani intanto riprenderanno gli interrogatori nell'inchiesta aperta dalla Procura di Monza per disastro ambientale e avvelenamento delle acque, per lo sversamento di 2.600 tonnellate di idrocarburi nel fiume Lambro fino al Po. A essere stato convocato è Giosuè Addamiano, amministratore unico della società immobiliare Villa Santa, che dalla fine del 2005 sta lavorando alla realizzazione del progetto EcoCity, un'operazione di 50 milioni di euro per trasformare i 309.000 metri quadri dell'ex raffineria in una cittadina modello, con comparto industriale, commerciale, residenziale e parco. L'ultimo interrogatorio è stato poi riservato a Giuseppe Tagliabue, presidente della Lombarda, che dovrà essere sentito con l'assistenza del suo legale, come indagato di reato connesso, quello di violazione della direttiva Seveso sulle aziende a rischio. Si apre oggi a Milano il processo d'appello per i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage di Erba dell'11 dicembre 2006. In tribunale è arrivato Azzuz Marzouk, che nell'eccidio ha perso la moglie, il figlio di poco più di 2 anni e la suocera. «Non ho nessun dubbio sulla loro colpevolezza», ha detto il tunisino, tornato ieri in Italia, da dove era stato espulso in seguito ad una condanna per spaccio di stupefacenti. Presente anche Elena Frigerio, figlia di Mario Frigerio, testimone chiave e unico sopravvissuto alla strage. È stata scoperta da una collega durante una causa, dopo un decennio in cui la sua famiglia e il marito la credevano un legale a tutti gli effetti, ed oggi i procedimenti a suo carico sono svariati. Il circo messo in piedi dalla donna non ha precedenti. Mai laureata, ha aperto uno studio legale a Muggiò senza ovviamente essere mai stata ammessa all'ordine degli avvocati. Per anni ha anche collaborato con un'assicurazione. È stata scoperta perché durante un processo una collega scrupolosa l'aveva colta impreparata. Sbugiardata dall'ordine, da una denuncia e dalla reazione dei suoi cari, la quarantenne è entrata in una farmacia di Muggiò e l'ha rapinata. È scivolata, ha perso l'equilibrio, è rovinata a terra e ha battuto la testa violentemente. Brutto incidente intorno alle 11 di oggi a Verano Brianza per una 61enne impegnata con un'amica in un'attività porta a porta. Si sono precipitati sul posto gli agenti della polizia locale, un'ambulanza e l'elisoccorso dell'ospedale di Como. I medici sono riusciti a rianimare la donna che cadendo a terra aveva perso conoscenza. Trasportata in ambulanza al nosocomio di Desio, ora in prognosi riservata. Le previsioni del tempo per domani giovedì 18 marzo. Al mattino su pianura nuvolosità bassa con foschie diffuse, quindi nubi alte e stratificate in estensione a tutta la regione, con addensamenti dal pomeriggio sui settori prealpini e alpini centro-occidentali. In serata ovunque nuvoloso, precipitazioni assenti, salvo in serata possibili isolati piovaschi sui settori di nord-ovest. Neve oltre 1200 metri, temperature minime in aumento tra i 2 e i 6 gradi e massime stazionarie tra i 15 e i 18 gradi. Io vi ringrazio per l'attenzione e l'appuntamento per domani. Una buona serata a tutti.